L'ultima volta che è stato preso il bellyboat è stato per andare a pescare a balestra con Virgilio, ma oggi siamo qui con il mitico Antonio, signori, il mitico Antonio con il suo bellyboat da linea F, le canne già preimpostate. Stiamo andando a fare una pescata edging, che grande, c'ha già anche il nostro taco edgy essential, colorazione gialla. Gliel'ho chiesto io espressamente, no, di metterlo, sì. Perché lui ha due canne, io avrò solamente una canna, perché l'unica cosa che io non ho sul mitico bellyboat FLTB5 della Caperlan, ormai è uscito fuori produzione, ragazzi, purtroppo non ho i reggicanna, ma provvederemo a fare anche i reggicanna. Ragazzi, adesso il cielo è bellissimo, sono le prime luci del mattino, stiamo andando a pescare a seppie, a seppie, e beh. Sai cosa vado a mettere? Visto che il cielo è nuvoloso, questo bel rainbow che mi hai dato. Sì, arcobaleno, prontamente dato da Antonio, grande. Ero a corto di artificiali economici e lui subito mi è venuto incontro. Qui abbiamo anche i nostri taco edge essential che sicuramente utilizzeremo, magari con un po' di lenza. Vedi qua che colorazione accese che fai. Wow, grande, ti ringrazio di avermi dato questa. Lancio dalla spiaggia, tutto al contrario. Tu che hai messo la colorazione gialla? Allora io vado a mettere testa rossa, corpo bianco. Rovinatissimo, ragazzi, veramente. Ancora mai l'ho perso, ci ho fatto un sacco di catture. Questo è lo stesso taco edge che ha preso il polpo praticamente ad Acropoli, enorme, bellissimo. Vi lascio qui il video a destra se ancora non siete andati a guardarlo, ragazzi. Ma ci sono affezionatissimo a questo edge. Ci andiamo a fare un nodo semplice, nylon dello 0,50. E lo buttiamo giù in acqua, così, sotto di noi. Il filo ce lo mettiamo di qua in modo che scorre, vedete? Lanciamo il taco edge qui sotto. Opla, così. È 35 grammi, quindi questo che cosa significa? Che lui praticamente rimarrà qua sotto, perché è molto più pesante dell'artificiale che ho messo sulla canna, che tra l'altro poi lancio più lontano, no? Devo solo sistemare un attimo gli anellini qui, che l'ho messo un po' storti. E ci siamo, siamo in pesca, oh! Guadinatura per Anto che sta, ragazzi, sta proprio lontano rispetto a me. Io me la sto facendo un po' più verso i massi qui. Lui si è spostato un pochettino più lontano e ha fatto la prima seppia, effettivamente. C'ha ragione, però ragazzi io non ci posso fare niente. Il richiamo del polpo è troppo forte. Com'è Anto? È piccola, però trattina, dai, che dopo la facciamo vedere. Ok, poi facciamo il rilascio. Signori, il richiamo delle rocce era troppo. Ho lanciato praticamente l'edgy lontano lì e con la polpara adesso il taco edgy sto qui sotto, proprio sulla caduta dei massi. Che bella che è, bellissima. Non so se si riesce a vedere qui sotto. L'acqua è abbastanza chiara, è un po' nuvoloso il cielo, quindi non so se si riesce a vedere bene, però. Signori, ho fatto tutta la scogliera. Polpi zero e seppie zero, almeno io. Una per Anto, però, dai, non male. Cacciaci la bestia che hai preso prima, forza Anto! Ui, ancora viva! Ah, seppiottina. Falla vedere meglio. Oh, che bella! Wow, che carina. Grande Anto, dove l'hai preso? Su che artificiale? Vai, fai vedere l'artificiale. È uno dei tuoi preferiti, poi, tra l'altro, hai detto. Oh, la tieni? Live, veramente? Lei? Live proprio, spettacolo, grande. Stavo vedendo la seppia. Oh, ma quell'artificiale è bello proprio, mamma mia, sono impressionato, ragazzi. È bello proprio. Da 4-5 anni se lo perdo. Bella, è come sfriziona, oh. Bello. Eccola. Oh, questa è pure una bella seppia, Bella questa, oh. Vai! Bella, che guadinata, sei un grande! Forza! Allora vai! La teniamo! Bella, questa è grande, aspetta che la facciamo vedere! Mamma, sei grossa questa! Oh, grande Antonio! Grande Antonio! Mamma mia, questo artificiale fa paura, sì! Veramente sono straordinari questi artificiali! Ragazzi, guardate la differenza. Che poi tra l'altro, oh, aspetta, l'altra mica è tanto piccolina, Ma voi dovete pensare che la prima volta che ci siamo incontrati è lui. Era piccolissimo. Quanti anni tenevi? 12-13 anni ci facemmo la foto, ti ricordi? Bellissimo. Proprio su quella scogliera, stava ancora il Covid. Sì. Ah, scusa, ma quanti anni tieni? Prima del Covid. Quanti anni tieni, mo? 18. 18, eri un giovincello.
vero? E dai, ah, questa qua la rilasciamo, ragazzi, che è quella piccola. È comunque una bella sippia, però queste qua si rilasciano, ragazzi. Eh sì, dai, dai. Poi è piccolina, di solito le più piccoline dovrebbero essere femmine, almeno così mi hanno detto. Sotto questo periodo solitamente la femminuccia è un po' più piccola rispetto ai maschietti. Quindi dai, in maniera etica, via. Vai, bella. Ragazzi, che bella. Adesso wow. Si va a rimangiare l'artificiale. No. No. Se va giù, che bella. Ciao, seppiotta. Questa e invece qua, questa piselli e patate, ragazzi. Ma... ah, ma è enorme. L'artificiale questo qui, ragazzi, è bello proprio, è vero. Gli uzuri, ragazzi, questi artificiali qui, pancia rosa con l'arancione sopra, poi questo ce l'hanno tutti, pancia rosa, verde sopra, sì, giallo, rosa, sì. Ne vale una seconda della giornata, giustamente. Sì, però questo qua adesso che abbiamo un po' il cielo nuvoloso, chiaramente. Si fa contrasto in acqua e si vede bene, diciamo. Esatto. Veramente spettacolare. Poi tra l'altro, ragazzi, Anto è proprietario di una pagina Pescatori Sperimentali, dove ci sono una marea di pescatori. Tutto, cioè pubblicate di tutto. Tutti della provincia di Salerno, tutti della Campania, diciamo. Tutti della Campania. È una bella pagina, se volete entrare. Certo. Dai, un follow. Sta uscendo qui, in sovraimpressione. Ragazzi, siamo appena spogliati. Il sole incomincia già a picchiare, ma di brutto, Picchia veramente di brutto. Per la miseria. Cioè sono praticamente le 9:20 del mattino. Antonio fa: Mario, sono preoccupato per la mozzarella che ho portato. Se non la mangiamo si fa male. E mangiamola, che devo dire. Che mozzarella è? Mezzo chilo. Ma guarda che mozzarellone, come ci mangiamo? Sei gravissimo. Com'è? Guarda, una botta di energia. Una botta di energia. Se ti arrivano adesso. Speriamo. La tieni? Vai, dai. Vediamo. Sì. È bella e come, te l'ho detto, ci siamo spostati da questa parte. Subito dopo la mozzarella. Spettacolo. È bella? Sì, oh, la vedo. La vedo sull'acqua. Oh! Mamma, come pompa. Guarda la canna. Quanto! Che spettacolo. Non fallire. Che spettacolo. Aspetta che arrivo là. Bellissima. Wow. Bella seppia. Che poi tra l'altro dietro di là sta l'altra. No, dopo vi faccio vedere come le mantiene. Anzi, ve lo faccio vedere adesso, ragazzi. Guardate qua come le mantiene, vive. Nella retina qua sotto io non ce la posso fare. Che grande. Bella, comunque. Complimenti. Sempre lui. Quello è un Yuzuri o Ita alla fine. Vecchio stampo, sì. Se non mi sbaglio, Ita. Oh, aspetta. Bella foto. Ci sta? Ci sta. Dai. Vai. Posso? Certo che puoi andare. Fra, che fai? Non la perdi. Che spettacolo, signori. Guadino, mamma mia, guadino, eccolo, tieni. Hai questa, te la guadino io? Sì. Se non ci allontaniamo troppo, la devi portare. Oh, per la miseria, sei grande questa, mamma, com'è grande. Oh, sull'artificiale che ti ho regalato. Vieni. E ce l'abbiamo. Ma che seppia, signori. Che seppie belle. Che spettacolo in un attimo. Dai, dobbiamo proseguire. Quali sono qua? Sì. Una bella batimetrica. Tieni. Sì, ma io sento anche il fondale che è ciottoloso. Sì. Sento proprio quando ritiro l'artificiale che fa tre. Le alghe che fanno un bel Vedete l'artificiale qua, signori.
quello che ti ho regalato io, DTD, mamma mia. Oh, e questa pure dal belly bot, pure io, pure ci preso una seppia, ti ricordi? Te lo ricordi il video? Sì, ma ricordo il video. Ci prese la seppia qui, bella proprio questo DTD. Tra l'altro me l'ha distrutto l'artificiale. Sì, finita la mattinata, andiamo a riva, andiamo sulla spiaggia. E oppala. Signore Antonio, mi ha fatto mettere il belly bot in mare dopo un anno e non mi ha fatto prendere una seppia. Ma ragazzi, non ci fermiamo qui, vero? Sì, sì. Non con il belly bot. Il belly bot adesso ne andiamo a riporre, ragazzi. Ma oggi pomeriggio andiamo da riva, no? Sì, sì. Ci andiamo a finire questa pescata dalla spiaggia. Bravissimo, tramonto, calasole. Io magari scendo un po' prima perché veramente non ho preso niente. Oh, incredibile, ragazzi, incredibile. Assurdo, però ci siamo divertiti. È stata veramente una bella iper passeggiata. Allora ci vediamo. Specialmente, esatto, esatto. Ci vediamo nel pomeriggio. Forza, ragazzi, via. Signori, breve interruzione del video per ricordarvi che sul nostro store online impescastore.it trovate tutti i nostri prodotti specifici per il Taco Game e per la Bolognese Extreme. Come ultima novità, da oggi è possibile acquistare tutte e tre le colorazioni dei nostri Taco Edge Essential in una sola volta, scegliendo il Full Colors Kit di soli 18€, in cui si risparmia ben il 20% sul totale qualora si scegliessero le singole unità. Grazie mille per la vostra attenzione, vi lascio alla continuazione del video. Ciao! Eccoci qua, signori, pomeriggio, subito dopo la pescata al belly. Il calasole è vicino, manca ancora una buona oretta e mezza. Proviamo, vediamo un po' l'acqua com'è. Spettacolo, bella acqua proprio. Voglio provare due artificiali sicuramente. Questo chiaro del legista, una colorazione spaziale, me l'ha regalata Marco, grazie mille Marco. E poi un altro egista che proviamo subito dopo, con la pancia gold, che è questo qui, che è una colorazione pure scura, vedete? Pancia gold, e poi sopra mi dà un po' un ghiozzetto, va? Colorazione di un ghiozzetto e così via. Però appunto iniziamo prima con questo qui, che veramente mi piace un sacco. Iniziamo a fare qualche lancio. Signori, sulla cercata proprio, convinta, penso che sia lei. Sì, è lei, signori. Sì, bella seppia, oh. Bella, bella, su delle cercate belle prepotenti, raga, bellissima. Andiamo un po' cosa riusciamo a fare. Dobbiamo sempre portare da questa. Mamma mia, che ha pompato maledettamente all'ultimo. Forza, forza, spaziale. Vediamo un po'. Forza. Eccola qua, signori, eccola, bellissima. Che spettacolo, bella raga, wow, ci ho creduto proprio su sta colorazione, grande Marco, grande. Questa seppiolina la dedico a lei, che spettacolo. Surixen Egista, signori, iper artificiale, guardate qua, bellissimo, trasparente con il body in questa striscia gialla che è veramente meravigliosa, e azzurrino, cioè davvero quando lo vidi per la prima volta in negozio me ne innamorai, eh. Davvero spettacolare, questa è proprio una bella seppia, bella seppiotta, che spettacolo. Purtroppo però la sola e unica seppia di tutta la pescata. Dopo ci hanno raggiunto anche Antonio e Gaetano, mi hanno portato un Egi che avevo fatto comprare per me, una colorazione arancio, era l'unica che veramente mi mancava tra tutte quelle che avevo, e non è da me, ragazzi. Intanto però maggio è alle porte, ragazzi, quindi sta per tornare il Taco Game, non vedo l'ora di cimentarmi in tutti i modi, anche dal SAP, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Grazie mille sempre per tutto il supporto, ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi. Show!